seguimento. Bella la schivata sull'onda sonica. E anzi, ora Ekas rischia grosso con Dark di pronto all'inseguimento. Arriva l'uncino, arriva la spazzata. Potente flash difensivo, arriva lo stordimento. Rischiano grosso ed è uno scambio alla pari. Una kill a testa. E chi ha preso alla fine il primo sangue? Frescowi. Quindi è comunque uno scambio. Flash stun, bella la purificazione. Qua non lo sanno, Darkrai lì presente nel bush. Arriva l'uncino, arriva subito dopo la spazzata. Click rischia grosso, non ha il flash dalla sua. Vui però si rende conto, può rispondere a Tony. I danni sono tanti e sta rischiando grosso Darkrai. Arriva la Supreme Gameplay, il rallentamento c'è. C'è il trasporto alle spalle dei Dara, andrà per l'uccisione ai danni di Click. Doppia uccisione trovata però nel frattempo da parte di Gubby. Double kill e double crunch di sicuro torneranno comodi, ma dei Dara non troverà la kill. Forse sì, per un soffio no! Per un soffio sì! Uscendo in profondità. Buoni lumi qui da parte dei Samsung. No, arriva una fantastica Suprema di Aphelios. Il lockdown è semplice. Raresh esploso per mano. La Suprema di Gameplay, che è una carta gialla del destino. Dei Dara subisce l'exhaust. I danni in entrata non sono poi così alti. Infatti rischia grosso. Cadrà e la serie viene interrotta. Twisted Fate che si teletrasporta. Va subito a stordire Elise. Frescowi la salva subito con il richiamo della Suprema. Chiamata del fato qui che salva Bloxy, ma purtroppo non riesce a salvare il resto dei Raccoon. Come ti dicevo, la posizione dei lumi da parte dei Samsung era eccellente. Vedono il gruppetto di Raccoon in corsia centrale a metà della lane. Vanno dalla distanza con la veglia lunare e da lì in poi non c'è stato più niente da fare. Quel critico da parte di Gubby porta un'altra facile kill. Nel frattempo Ailee Sin, che è riuscito a ottenere un importante drago dell'oceano. Raresh è teletrasportato alle spalle. Oh, questa è una mossa disperata. E alla fine, danzando con la morte, riescono a prendere una marea di risorse. Gubby potrebbe trovare quasi l'uccisione. Danny Rush la trova attraverso. Possono bene col negare le condizioni di vittoria dei Raccoon. Bello qua, trovato fuori in posizione Click. Subito vanno per un lockdown pesante i Raccoon. Dara sta rischiando grosso però. Hider su Twisted Fate. Per un lockdown qua, tanti danni in entrata. Arriva lo stordimento. Gubby l'abbiamo maledetto ancora una volta. Non ce l'aveva ancora. Se la morte dare ora. La rotazione è molto lenta. Deidara però ha il teletrasporto e c'è un lume in profondità. Eccolo, sta arrivando, vuole cercare il flank. Arriva una bella chiusura su Click. I danni sono estremamente alti. Ekas però trova la prima uccisione. Si lancia in avanti, subito calciato via Deidara. Non può permettersi nemmeno di avvicinarsi. Nighter adesso nel seguimento. Bello rallentamento grazie a Lulu. Un ultimo attacco, basta e avanza. Ed è un'altra kill ai danni dei poveri Raccoon. Adesso Nighter addirittura reingaggia nei confronti di Raresh. Rischia grosso, arriva l'onda Sonic. Cosa? What? Ah no, è saltato sul lume indietro. Oh no, non voleva lanciarsi in mezzo al fight. È troppo importante per il barone Nashor. Ekas si rende conto, non posso morire ora. E ci sta rischiando comunque, quindi non so quanto sia saggio. Vantaggio di livelli adesso per Ekas, quindi comunque può andare a controbilanciare il danno d'esecuzione del morso velenoso. Diventa un 50-50 sugli smite, ma i Samsung non la vogliono rischiare. Sono molto bassi in salute e Raresh ha di nuovo la mega bomba infernale. Quindi per Raresh è un sacco di tempo. Ekas qua rischia grossa, arriva lo stordimento. Bloxy trova uno shutdown importantissimo. In boss però subito la riposizione. Eccola. Arriva un uncino fantastico. Ecco un'altra serie interrotta. Stand boss rischia grosso, ma in 1-4-4 dove vuoi andare? Una lunga passeggiata. Raresh e Darkrai in fase di zoning. Deidara tanca per quanto possibile, ma sta prendendo dei bei danni e stanno rischiando adesso i Raccoon. Te lo dicevo, questo qua è troppo pericoloso come barone Nashor. Raccoon mi sa che devono battere in ritirata. Darkrai purtroppo manca l'uncino e per Gubby e Click è un segnale forte e chiaro. È il momento di combattere. Mancata però la veglia lunare e questo mette fine allo scenario. C'è visione in profondità, possono chiudere su Deido. Eccolo. Marchiato, arriva il danno dalla distanza, arriva il lockdown e Gravitum. Deve scattare attraverso il muro, si rende conto, arriverà Twisted Fate. Oh no, c'è pure il teletrasporto a partire in boss per unirsi al fight. Deidara ci sta provando, ma non c'è via di scampo. Morto, per mano di Nighter. Virtù della triade GLP800 e abbiamo adesso il codice del diavolo nell'inventario di Twisted Fate. Quindi continua la tombolata che abbiamo nella corsia centrale da parte di Nighter. L'omnidolite rende ancora più bizzarro il tutto, però abbiamo appena visto quanto utile possa essere in uscita dal teletrasporto. Un HP rimasti sul Baron, viene immediatamente stordita quella Elise. Interrotta la serie per mano di Ekas con un ottimo colpo risonante. Nighter zonato, tanti danni in entrata da distanza con la Suprema di Ziggs. Non abbastanza però. Frescovi danni ad aria ce li ha, ma alla fine il barone Nashor viene conquistato. Raresh schiva possibile, ma è altamente improbabile a causa della danza della morte. Twisted Fate infatti è un bersaglio molto più semplice da abbattere. Immobile molto discordanti al momento tra di loro. Frescovi non ha la purificazione e non ha neanche via di scampo.
Arriverà la combo di Barili di Gangplank, c'è un altro rallentamento, Twisted Fate ringrazia e prende un'altra kill dalla sua. L'idea è la stessa. Niter sul Niter. Fianco. Bella posizione, qua va a trovare uno stordimento, arriva Velios, Infernum su 4, una suprema importantissima, flash attraverso il muro di Dara, Niter dice no, tu devi morire qua, lo decido io, ed eccola qua, l'ultima carta vincente, attiva la Zonia per festeggiare, perché tanto ha eliminato 4 membri del team avversario, i Samsung Morningstars non hanno nemmeno bisogno del Barone Nashor per vincere. Signore e signori, con questo push finale, l'ondata di Minion basta e avanza. Bloxy ci prova per quanto possibile, ma i danni non basteranno mai. Con un Gubi che comunque può continuare tranquillamente a essere protetto per mano di Lulu. Prende tempo Elise, ma tempo purtroppo che dura veramente poco. Signore e signori, un'altra vittoria per loro e vanno per il 4-1 Samsung Morningstars.